collocare un attimo l'iniziativa di questa sera. Non molto tempo fa l'università ha alzato nuovamente i toni nei confronti di Bartleby, minacciando sgomberi. Per una volta abbiamo deciso, visto i numerosi comunicati di solidarietà che ci arrivavano da Piazza Bologna, abbiamo deciso che per una volta non chiedevamo solo la solidarietà da parte delle persone che c'erano vicine, ma anche una complicità attiva. Volevamo far vedere che nonostante il rettore Dionigi vantasse un appoggio, si vantasse di un appoggio totale dell'Accademia Bolognese, volevamo mostrare che questo appoggio in realtà totale non è, e per questo abbiamo deciso di organizzare delle lezioni da parte dei docenti, dei ricercatori, del personale dell'università all'interno di Bartleby, proprio per far vedere che c'era in realtà una rottura, che c'era parte dell'Accademia che ci sosteneva. Nel giro di pochi giorni abbiamo raccolto numerose lezioni, allora abbiamo cominciato a organizzarle. Nel corso dell'organizzazione di queste lezioni, che dovevano essere lezioni studiate per essere fatte qua, per essere fatte in una determinata maniera, non come le lezioni canoniche a cui siamo abituati, abbiamo scoperto che era una cosa su cui si poteva puntare. Abbiamo cominciato a curare meglio tutti i vari passaggi che stavamo facendo. L'università italiana in questo momento è al macello, completamente in uno stato di maceria. Qualità, istruzione, formazione, saperi liberi sono parole che non hanno senso in questo momento nell'università italiana. Qua dentro, grazie al cielo, ancora un po' di cose si riescono a fare. Per questo motivo abbiamo iniziato a curare lezioni, ne abbiamo organizzate 5 prima della pausa natalizia, e saranno organizzate da questo mercoledì per i prossimi 5 mercoledì successivi. Sul nostro sito trovate tutte le indicazioni, e altre lezioni, dal momento che abbiamo numerosi ospiti, chiamiamoli così, che sono rimasti fuori da queste 5 lezioni, verranno organizzate a partire da gennaio. Abbiamo scelto di iniziare con la prima lezione in maniera anche abbastanza simbolica, ossia ci è arrivata appunto la proposta da parte del qui presente Sergio Brasini di parlare anche un attimo di quello che è lo status dell'università italiana in questo momento. Il titolo è abbastanza significativo, il titolo di questa lezione era Hambur e altre catastrofi, giusto per mantenere macerie, catastrofi, insomma, manteniamo lo stile. Per chi non lo sapesse, l'Hambur è l'organo che si occupa della valutazione in università, e che, come adesso ci verrà spiegato, di catastrofi ne sta facendo parecchie. Non che il processo sia iniziato l'altro ieri, non che il processo sia iniziato nell'ultimo anno, anzi è una cosa che viene da una tradizione molto, molto lunga. Insieme a Sergio, Sergio Brasini, docente dell'Università di Bologna, abbiamo Francesca Coin, che è ricercatrice dell'Università di Venezia, nonché redattrice del portale Roars.it, che appunto ha trattato molto la questione della valutazione in università, specialmente nell'ultimo periodo ha prodotto diversi pezzi che sono riusciti a bucare il silenzio quantomeno totale da parte dei media ufficiali, dei media nazionali. Per il dibattito mi è stato detto di intervenire più e più volte, cerchiamo anche intervenire anche laddove ci siano dei dubbi. Insomma, il metodo che utilizziamo in università è quello dell'autoformazione, quindi di non lasciare mai nulla per scontato e di andare obiettivamente a investigare all'interno delle questioni. Insomma, lasciamoci la libertà e il tempo di fare così anche per questa serata. In fondo questa iniziativa ha proprio questo senso, quindi lascio la parola a Sergio per il primo intervento. Allora, grazie a tutti di essere qua presenti. Una parola di solidarietà che è doverosa ma anche importante. Mi fa piacere di essere il primo a inaugurare questo ciclo di seminari, lezioni, conferenze, come le vogliamo chiamare. Un segno tangibile che comunque il sapere non è attualmente solo rinchiuso dentro a confini abbastanza ristretti come quelli del nostro Ateneo, ma che può trovare spazi dove si può moltiplicare e
probabilmente il futuro andrà sempre di più in questa direzione, un po' per le cose che vi racconterò anche questa sera. Temo che sarà sempre più vero che il vero sapere si finirà per produrre fuori dall'università anziché dentro l'università o dentro i luoghi che comunque sarebbero quelli dedicati e consacrati allo sviluppo e alla produzione del sapere. E quando ho proposto questo tema, in realtà la mia idea era anche di così puntualizzare un po' quella che è la situazione in tema di valutazione della ricerca in un momento storico dove chi vive dentro l'università è ossessionato, almeno lo è stato fino a ieri sera, da un problema, e cioè la domanda per partecipare al grande concorso nazionale. Voi sapete che un retaggio, diciamo, dei tecnici che in questo momento governano l'Italia è anche quello di creare illusioni e quindi di dare vita a grandi concorsi, i concorsi nella scuola e i concorsi all'università, perché in questo modo il concorso viene usato un po' come una grande arma di distrazione di massa. C'è il tentativo di canalizzare le energie delle persone, anche quelle più consapevoli e quelle più impegnate, giustamente dal loro punto di vista, a cercare di progredire nella carriera, e quindi ieri scadeva la deadline per presentare domanda all'abilitazione scientifica nazionale, che è il nuovo sistema che è stato inventato per consentire a chi voglia entrare in università, secondo quello che è adesso la situazione dettata dalla legge di riforma voluta dalla Gelmini, la legge 240, poter entrare. Gli unici canali di accesso sono queste abilitazioni scientifiche nazionali, che consentiranno di accedere o al ruolo di professore associato o al ruolo di professore ordinario, avendo prima una specie di patente, diciamo così, di essere degni, cioè l'abilitazione scientifica nazionale, e poi a quel punto dovendo passare attraverso un concorso locale o eventualmente sfruttando una chiamata diretta che sarà comunque possibile fare da parte degli Atenei in certa misura, attingendo sempre dalle liste degli idonei. Quindi buona parte di chi lavora in università e attualmente occupa, diciamo, fasce che possono essere istituzionali, gli attuali ricercatori a tempo indeterminato, gli stessi professori associati stanno partecipando a questa abilitazione nazionale. Allo stesso modo, chi è precario e da tanto tempo lavora in università senza mai avere raggiunto un ruolo stabile, vede in questa situazione eventualmente la possibilità di potersi accreditare e poter quindi in qualche modo entrare ufficialmente nel circuito. Ma è un'arma di distrazione di massa, perché in realtà non ci sono le risorse negli Atenei per poter poi fare effettivamente una stabilizzazione di questi abilitati. Per il momento quindi ci accontentiamo, tra virgolette, di partecipare a una lotteria, ma anche coloro che saranno eventualmente abilitati possono essere abbastanza, come dire, incerti sul loro destino. L'abilitazione dura 4 anni, ma andando avanti, come sta succedendo fino ad adesso, con continui tagli delle risorse, sono pochissimi gli Atenei che saranno in condizione vera di poter fare reclutamento, cioè poter scegliere da questa lista di abilitati e assumere nuovi professori o nuovi ricercatori a tempo determinato. Piccola parentesi, tutto questo ha a che vedere con l'attività di un organismo che è l'ANVUR. ANVUR è una sigla che identifica la nostra Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca. ANVUR nasce formalmente nel 2006, diciamo che il decreto che ne sancisce fisicamente la nascita risale al 2006, quindi siamo politicamente in un'epoca nella quale è al governo Prodi 2, e ANVUR è praticamente il parto, diciamo così, di alcune menti che sono etichettabili e riconducibili all'allora Partito Democratici di Sinistra, mi pare si chiamassero, comunque quello che adesso è diventato il PD. E in particolare l'estensore materiale della legge che istituisce l'ANVUR è Luciano Modica, nome tra gli altri, presidente della CRUI, cioè della Conferenza dei Rettori per un quadriennio, e poi direttamente senatore della Repubblica nelle fila dei Democratici di Sinistra e sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione, così si chiamava allora, del governo Prodi. Luciano Modica è il papà dell'ANVUR, diciamo così,
Il ministro Mussi ha messo solo la firma in fondo al decreto che lo istituiva, ma in realtà il progetto nasce, diciamo così, in quei luoghi. Materialmente l'agenzia però non vede la luce, nel senso che prima che nascesse l'ANVUR esistevano un paio di altri organismi che si chiamavano il primo CIVR e il secondo CNVSU, vabbè sono sigle, erano organismi che si occupavano comunque di impostare la valutazione della qualità dell'attività che veniva svolta negli Atenei, producendo però più che altro dei lunghi report che contenevano tabelle, numeri, dati statistici, anche perché la persona che presiedeva questi organismi o che coordinava questi organismi era un mio collega, uno statistico, che aveva sempre privilegiato questo tipo di approccio, diciamo, inondava il mondo di dati, di tabelle, per cercare di far vedere un po' quello che era lo stato di salute della nostra università, senza però assumere una funzione troppo pervasiva, troppo improntata a visioni aziendalistiche o ingegneristiche, che sono quelle che invece l'ANVUR adesso sta sviluppando. Quindi vi dicevo, ANVUR viene, come dire, vede la luce non nel 2006, nel 2006 c'è solo il decreto che ne sancisce la nascita, ma poi per una serie di motivi che è difficile spiegare, anche la crisi del governo Prodi tra gli altri, fanno sì che il progetto di partenza dell'ANVUR sia Reni e solo con l'avvento del ultimo governo Berlusconi, quindi con il ministero Gelmini, l'ANVUR poi parte ufficialmente, parte nel 2010, anche se passa un altro anno per avere il regolamento di funzionamento dell'ANVUR e poi la nomina del suo consiglio direttivo. Quindi materialmente le persone che in ANVUR hanno cominciato a lavorare e a produrre danni lo stanno facendo da febbraio del 2011. Qual è l'equivoco di fondo per l'ANVUR? L'ANVUR nasce come agenzia nazionale, non come authority indipendente. I paesi a noi vicini e che comunque sono un punto di riferimento da questo punto di vista hanno scelto soluzioni diverse, cioè organismi davvero terzi, indipendenti, autonomi rispetto al Ministero e rispetto quindi alle stesse università che dovrebbero essere oggetto della valutazione, così come sono oggetto di valutazione in Italia anche tutti gli istituti di ricerca al di fuori del circuito universitario, CNR e vari istituti di ricerca che esistono nel nostro Paese. Bene, in altri Paesi si sono create delle authority indipendenti che quindi con una certa credibilità possono sostenere questo ruolo. In Italia, per mille motivi, invece, si è preferita una soluzione all'italiana, e cioè un'agenzia nazionale di nomina ministeriale, il cui consiglio direttivo è stato scelto direttamente dal ministro Gelmini, in una situazione di pochissima trasparenza, diciamo così. Sì, sono stati fatti alcuni bandi per partecipare a questa selezione, per entrare a far parte del consiglio direttivo dell'ANVUR, però poi a decidere è stato il ministro o comunque i suoi consiglieri o i suoi sponsor politici, insomma, in qualche misura. E anche fisicamente, il dato insomma non è trascurabile, l'ANVUR non ha una sua residenza autonoma, ma sta dentro fisicamente Piazzale Kennedy a Roma, cioè dove c'è il Ministero dell'Università e della Ricerca, quindi anche a segnalare una dipendenza quasi fisica della sua attività rispetto al Ministero. Allora, già questo ci fa capire che probabilmente non siamo partiti con il piede giusto. Un'agenzia che nasce non indipendente dal Ministero e che in qualche modo è sempre sospetta di assecondarne gli indirizzi politici, dall'altro una scarsa autonomia e diciamo così un ruolo che sembra più quello di esecutore di politiche decise da altri. Questi signori peraltro del Consiglio Direttivo svolgono un lavoro che riceve anche un compenso non trascurabile, 230.000 euro lordi all'anno per il Presidente, si chiama Stefano Fantoni per la cronaca, e circa 175.000 euro sempre lordi all'anno per gli altri sei componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali unica donna, mi pare, no sono due, c'è la vicepresidente, due donne tra le sette, la vicepresidente che è Luisa Bolzi, nota per aver scritto il manuale di Nonna Papera, ma è vero, non stiamo scherzando, poi forse Francesca vi potrà dare qualche gustosa notizia a questo proposito, e Fiorella Costoris, che qualcuno di voi forse avrà visto apparire in televisione nel Ballarò di turno, comunque nota anche per essere stata l'ex moglie del ministro Padoa-Schioppa.
soprattutto forse per quello. Hamur inizia a lavorare a febbraio del 2011 e assume su di sé dei compiti titanici dal mio punto di vista, perché viene coinvolta immediatamente in tre progetti che da soli richiederebbero energie e tempi sicuramente non comprimibili. Hamur in un anno solo segue tre progetti che sono rispettivamente avviare la cosiddetta VQR nel nostro gergo, cioè una ricognizione sulla qualità della ricerca prodotta da tutte le istituzioni, sia universitarie sia centri di ricerca pubblici, per il periodo 2004-2010. Questo perché in Italia i due organismi che avevano preceduto l'Hamur si erano limitati, in particolare l'aveva fatto il CIVR, il primo, a fare una prima ricognizione nazionale triennale dal 2001 al 2003 per cercare di capire che accidente fanno queste persone che paghiamo e che stanno in università o che stanno nei centri di ricerca, sono dei noti nulla facenti, ma cerchiamo di capire meglio cosa stanno facendo. E quindi primo esercizio di valutazione della ricerca dal 2001 al 2003, poi da allora più niente. E quindi l'Hamur arriva e dice: bene, cerchiamo di colmare questo fossato che si è creato nel frattempo, e quindi abbiamo un progetto di valutazione capillare che copra tutto il periodo che va dal 2004 al 2010. Già questo come impegno non è da poco, coprire tutte le aree disciplinari e cercare di valutare le strutture, perché qui stiamo parlando di un progetto che è fondamentalmente legato non alle valutazioni degli individui singoli, non della capacità e della produttività dei singoli ricercatori o dei singoli professori, ma delle strutture che li ospitano, con un'idea nefanda che sta dietro a tutto questo, cioè che queste valutazioni serviranno poi a distribuire delle quote premiali rispetto a quelli che sono i fondi erogati dal Ministero. Le università e i centri di ricerca si alimentano soprattutto ancora, ma per poco, perché sono finanziate dallo Stato. Noi siamo università pubbliche a tutti gli effetti ancora, anche se sempre di più facciamo fatica a definirci pubblici. Ogni giorno riceviamo, come dire, raccomandazioni a cercare da soli fonti di finanziamento all'esterno, perché qui i soldi non ci sono più, datevi da fare. E allora l'idea di questa valutazione della qualità della ricerca di tutte le istituzioni universitarie e dei centri di ricerca nasce anche in funzione di questo disegno: distribuire quote premiali di quello che noi chiamiamo il fondo di finanziamento ordinario, il mitico FFO. Ogni anno il Ministero fa le sue pagelline, dice tu sei stato bravo, tu sei stato un po' meno bravo, e distribuisce i finanziamenti. Notate una bella cosa: i finanziamenti dal 2008, cioè da quando si insediò il governo Berlusconi nell'ultima versione, auspice Tremonti, ha tagliato in maniera selvaggia anno dopo anno il fondo di finanziamento ordinario. Quindi noi stiamo parlando di un meccanismo tale per cui ogni anno le risorse distribuite sono sempre meno. Il fondo premiale come viene fatto? Non aggiungendo fondi in più, incentivanti, ma togliendo a tutti una certa quota di finanziamento e dandola indietro solo ai più bravi. È la famosa meritocrazia. Penso che poi avremo modo di parlare nel corso della serata di che cosa è la devastazione che produce la meritocrazia applicata ai nostri ambienti. Premiare i migliori, cioè creare un meccanismo tale che separa sempre di più chi è in sofferenza da chi invece sta già bene, e rendere sempre più dispari questa situazione, amplificare al massimo i divari, le differenze, le disuguaglianze, in modo da generare quello che è il punto d'arrivo di questo disegno: la creazione di atenei di serie A e di serie B, atenei addirittura destinati a essere chiusi, e concentrare, diciamo così, le risorse pregiate in pochi centri di eccellenza, che devono essere i soli che si possono vantare della patente di essere davvero i produttori di ricerca. Gli altri rimarranno solo degli esamifici o degli istituti universitari destinati comunque solo alla funzione didattica, seguendo la brillantissima situazione che si ritrova negli Stati Uniti, il modello americano 50 anni dopo, perché noi siamo bravissimi a seguire sempre le orme degli altri, rifacendo gli errori che gli altri hanno fatto prima di noi. Secondo, scusate se mi dilungo ma poi mi fermerete brutalmente, secondo compito che si prende su di sé l'Hamur, non solo seguire questo processo di valutazione della qualità della ricerca delle strutture, ma presiedere anche allo svolgimento delle abilitazioni scientifiche nazionali.
si diceva, è finito ieri il termine che era previsto per partecipare a un bando che è uscito direi a luglio di quest'anno ed è rimasto aperto in maniera straordinaria per 4 mesi e mezzo, consentendo, caso unico nella storia della nostra università, alle persone di continuare a produrre lavori con l'idea che ci fossero 4 mesi e mezzo e quindi si potesse ancora produrre, ancora sfornare monografie o articoli o lavori, perché così si sarebbe potuto più facilmente rientrare nei micidiali parametri stabiliti dall'AMBUR. Perché cosa ha fatto AMBUR? Diciamo, su ispirazione e su sollecitazione di quello che è scritto nel decreto del ministro Profumo, AMBUR si è preoccupata soprattutto di tracciare, diciamo così, dei paletti, dei confini, dei limiti che dovevano in qualche modo specificare chi era adatto e chi no a partecipare a questa abilitazione scientifica nazionale. Quindi dei requisiti, diciamo, delle precondizioni per poter essere poi degni di fare domanda e di essere abilitati. Con un'idea anche qui abbastanza devastante, e cioè che i bravi, i meritevoli all'interno del sistema universitario, per definizione non possono essere però più della metà di quelli che sono dentro l'università. Hanno inventato questa cosa che è meravigliosa. Noi facciamo un concorso, facciamo una competizione e per definizione però a questa competizione possono aspirare di essere abilitati solo una metà dei partecipanti. Stiamo parlando, badate bene, di una situazione dove noi stiamo valutando le persone, gli individui, e stiamo cercando di capire se sono persone che hanno le qualità e le possibilità per lavorare bene, per continuare a lavorare dentro l'università. Se hanno le capacità, le potenzialità per fare bene il loro lavoro. Si parte dal presupposto, viceversa, che metà delle persone, anche bravissime, perché noi potremmo trovare dei settori disciplinari pieni di bravi ricercatori, ed è questa la verità, ci sono tantissimi settori pieni di bravi ricercatori, e i bravi ricercatori possono essere più della metà dei ricercatori di quel settore, bene, metà comunque dovrà essere tagliata fuori, poi forse l'altra metà ce la può fare. Quindi abbiamo creato il concetto di mediana, io scusate sono uno statistico, ma insomma queste cose mi appartengono, la mediana è una misura, se noi qui dentro in questa stanza ci volessimo ordinare per altezza o per data di nascita, ci sarà un individuo che comunque, se ci mettiamo tutti in fila dal più giovane al più anziano, dal più basso al più alto, starà al centro, occuperà la posizione di mezzo della graduatoria. Allora, l'AMBUR ha fissato come parametri le mediane di 3 indicatori in particolare, dicendo che alle abilitazioni scientifiche nazionali possono pensare di partecipare e poi di superarle solo coloro che superano, a seconda dei settori disciplinari, o una mediana o 2 mediane di 3 indicatori. Quindi bisogna rapportarsi ai propri colleghi e valutare la propria produttività scientifica, con un mix, anche qui abbastanza micidiale, tra indicatori qualitativi e quantitativi. Cioè sta passando un'idea che per poter partecipare a questi concorsi bisogna da una parte avere prodotto tanto, perché uno dei 3 indicatori guarda semplicemente al numero complessivo di prodotti certificabili come scientifici che nella propria ultima carriera, cioè 10 anni della vita appena passata, ciascuno di noi ha prodotto. Quindi si guardano agli ultimi 10 anni, che è più giovane, ha una specie di normalizzazione che tiene conto dell'età più giovane per non penalizzarlo, ma la finestra standard sono gli ultimi 10 anni, e prima di tutto si vanno a contare da questo punto di vista quanti sono i lavori che sono stati effettivamente realizzati. Produzione scientifica, la quantità e non la qualità. C'è poi un indicatore che dovrebbe recuperare viceversa il concetto di qualità scientifica, e questo è legato al fatto che qualcuno dentro AMBUR, con pochissima trasparenza, avvalendosi di esperti scelti con criteri altrettanto poco trasparenti, a un certo punto ha stabilito per tutta la comunità scientifica quali erano le riviste o le case editoriali che potevano essere ritenute di serie A, cioè di alta qualità. Se tu hai pubblicato un articolo su una rivista di alta qualità o hai scritto una monografia pubblicata da una casa editrice di alta qualità, allora questo va contato.
e uno dei tre indicatori è il numero di pubblicazioni di fascia A, quindi o riviste pubblicate o monografie eccetera in fascia A, con pochissima condivisione sui criteri che hanno portato alla individuazione di questa fascia A, con pochissima consultazione delle comunità scientifiche, potrei dire nulla, nessuna, addirittura in aperto contrasto con le indicazioni che sono arrivate spesso dalle comunità scientifiche, dalle associazioni che riuniscono le diverse comunità scientifiche, che pure a volte sono state interpellate, ma le cui indicazioni sono state disattese, in parte o in tutto, creando degli scandali clamorosi. Per cui se adesso andiamo a consultare questi magici elenchi delle riviste, quelle di fascia A, troviamo delle stranissime mancanze, cioè riviste famose accreditate nel circuito della produzione culturale a livello internazionale che non ci sono, ci siamo dimenticati, accidenti, peccato, e invece altre che compaiono in maniera abbastanza misteriosa. Misteriosa no, perché poi si capisce che sono finite lì per fare comunque contento e felice qualcuno. Il capo degli esperti, dei valutatori reclutati dal consiglio direttivo, forse, un suo allievo, un suo amico, un suo parente. Vabbè, tutto questo badate spacciato come meritocrazia ancora una volta, cioè come incentiviamo coloro che hanno meglio meritato. Altro problema, non piccolo, chi viene giudicato oggi sulla base di queste magiche liste, le riviste di fascia A o le case editrici di prestigio, lo fa senza avere saputo 10 anni fa che queste sarebbero state le riviste di prestigio. Proprio perché non c'è un sapere condiviso, non c'è un consenso comune da parte di tutti noi su quelle che sono le riviste che sono finite dentro quelle liste, diventa ancora più stridente questa cosa. Io vengo giudicato adesso per avere prodotto negli ultimi 10 anni su riviste senza sapere quelle che erano le riviste di fascia A, me lo dicono oggi che io ho già pubblicato, oggi che ho già scelto dove indirizzare la mia produzione, oggi che ho anche fatto sacrifici a volte per pubblicare su riviste che erano meno omologate rispetto ad altre, accoglievano con maggiore difficoltà contributi eterodossi, ma che comunque trovavano spazio lì e solo lì, e non in riviste diciamo più mainstream, che quindi ti accettano solo se rimani allineato, se produci, ma in una linea di pensiero che è più facile e più domestica, diciamo così. Quindi un altro paradosso che ha dato vita a una serie di ricorsi che pendono tuttora, uno avanzato dall'Associazione dei Costituzionalisti in particolare, che il TAR ha esaminato, non ha concesso la sospensiva, ma ha già fissato l'udienza di merito per fine gennaio. Quindi noi corriamo il rischio che questo bellissimo meccanismo salti completamente, perché soprattutto la lista delle riviste di fascia A e la mediana che si collega al calcolo delle pubblicazioni in riviste di fascia A è oggetto di una possibile destituzione se il TAR, come io penso che farà, riconoscerà nel merito la validità del ricorso dei costituzionalisti. Poi pendenti ci sono altri 3 ricorsi almeno che entrano sempre nel merito di questi criteri un po' fantasmatici che sono stati scelti. Il terzo indicatore sul quale calcolare la mediana nella nostra area, che è quella sia mia di Francesca, che coinvolge le scienze umane e sociali, è il numero di monografie prodotte. Si è avuto almeno la sensibilità di capire che produrre un articolo su una rivista non è la stessa cosa che scrivere una monografia. Scrivere una monografia è una cosa importantissima nel nostro ambito, richiede anni di lavoro, non si può mescolare produzione di un articoletto che finisce in 10 giorni all'interno di una rivista magari sotto casa rispetto a una monografia che richiede anni di lavoro e di impegno. Quindi da questo punto di vista i 3 indicatori nelle nostre fasce sono queste. Le aree invece scientifiche, cosiddette scientifiche, si appoggiano direttamente su altri indicatori che hanno più a che vedere direttamente con il concetto di impact factor, cioè in 2 parole, detto in maniera semplice, si cerca di estrapolare il valore che ha un articolo guardando al contenitore che lo contiene e guardando al numero di citazioni che questo articolo genera all'interno della letteratura. Quindi, dato che non ci sarà mai e poi mai il tempo per leggere gli articoli
scritti e le monografie prodotte e pubblicate che i candidati stanno inviando alle commissioni, perché le commissioni entro il 23 di febbraio, vi segnalo, dovranno avere terminato il loro lavoro e inizieranno a lavorare il 21 dicembre, perché adesso ci vuole un mese per tutta una serie di cavilli burocratici. Le commissioni sorteggiate si insedieranno il 21 dicembre e entro il 23 di febbraio dovranno avere finito il loro lavoro. Dovranno giudicare 18 pubblicazioni per ciascun candidato alla prima fascia ordinario, 12 pubblicazioni per ciascun candidato alla seconda fascia, cioè associato, moltiplicate 18 e 12 per il numero di partecipanti al concorso, che dipende dai vari settori, ma totalmente abbiamo circa 80.000 domande, questa è la stima che è stata fatta, quindi ciascun settore avrà almeno 100, tra le 100 e le 200 domande da esaminare. È una valutazione attentissima nel merito, nel merito della pubblicazione. E questi criteri sono stati scelti apposta invece per cercare di inferire, senza leggere gli articoli, dalla collocazione editoriale, cioè ho pubblicato in una rivista di fascia A, oppure ho ricevuto tante citazioni e quindi sono diventato popolare e quindi queste citazioni sono automaticamente una spia della bontà del mio prodotto, questi puri criteri cercano di sostituire la valutazione soggettiva, che comunque è quella più naturale, è la valutazione dei pari. La valutazione di chi sta dentro la comunità scientifica legge ed esamina e giudica nel merito la qualità del tuo lavoro. Questa valutazione soggettiva, che è quella che si è sempre fatta fino ad adesso, dovrebbe essere sostituita da una valutazione virgolette oggettiva, cioè meccanica, quantitativa. Gli indicatori bibliometrici, e cioè quanto è popolare la rivista nella quale hai pubblicato, oppure il numero di citazioni che hai ricevuto, sapendo benissimo che questi criteri sono la morte forse della valutazione, sono stati pensati per tutt'altro, sono stati pensati inizialmente solo per favorire il corretto funzionamento delle biblioteche universitarie, che dovevano decidere le politiche di acquisizione delle riviste e quindi, di fronte a budget a volte ridotti, decidere cosa prendere, cosa non prendere, a cosa rinunciare quando si fanno gli abbonamenti e cose di questo tipo. Il paradosso è adesso che invece noi andiamo a decidere la carriera delle persone sulla base di questi meccanismi. Prego. Perché in un clima di baronato questo vuol dire che è facile che il dottorando di uno dei capuccioni del dipartimento vada a citare la rivista o piuttosto l'articolo di chi gli sta sopra, anche solo per compiacerlo, e viceversa il famoso barone di turno spingerà affinché il suo allievo venga citato il più possibile. So che certi casi del genere ci sono stati effettivamente. Correttissima l'osservazione di Paolo, perché i professori universitari sono delle bestie, cioè nel senso letterale del termine, quindi inventato un meccanismo trovano subito l'antidoto. Ci sono casi eclatanti che sono stati segnalati, c'è uno dei collaboratori di Roas che è attentissimo, Alberto Baccini, su queste cose, ci ha raccontato varie volte che ci sono dei veri e propri comportamenti al limite della delinquenzialità, per cui alcune cricche di professori si sono messe d'accordo, si citano massicciamente a vicenda, per cui da un certo momento in poi è partito questo comportamento. Costa pochissimo citare qualcuno all'interno di un articolo, basta mettersi d'accordo, è come la catena di Sant'Antonio, io cito te, tu citi me e così si va avanti all'infinito. E questo è facilissimo, cioè cercare di salire dal punto di vista degli indici bibliometrici che siano basati solo sul concetto di citazione incrociata è facilissimo. Al limite io posso sparare anche delle teorie che siano strampalatissime e paradossalmente il mio indice citazionale sarà elevatissimo, perché tutti cominceranno a dire Brasini ha scritto delle sciocchezze e mi dimostra di avere scritto delle sciocchezze, quindi paradossalmente insomma ci possono essere tanti modi per poter potenziare il proprio indice citazionale senza che questo corrisponda a qualità del proprio lavoro. Assolutamente no. Ma la cosa più paradossale è appunto questo tentativo di automatizzare la valutazione, di trasformare la valutazione in un qualcosa di meccanico, di oggettivo, quando di oggettivo nel nostro mondo non ci dovrebbe essere mai niente.
non vado molto oltre perché qui si potrebbe parlare per ore, vi dico solo qual è il terzo prodotto, forse il più pericoloso, forse quello che ancora meno è stato compreso, del quale si sta occupando Hamburg. È il cosiddetto, è il progetto AVA. AVA come l'AVA, io dico sempre perché mi ricordo la pubblicità. AVA è l'acronimo di autovalutazione, valutazione e accreditamento. Il terzo progetto su cui Hamburg sta disciplinatamente lavorando in attesa che il ministro Profumo recepisca il suo lavoro in un decreto legge che non tarderà, purtroppo ce l'aspettiamo entro la fine dell'anno, è quello di diciamo così, sposare definitivamente anche in Italia quella ottica ingegneristica della valutazione della qualità dei corsi di studio e del loro accreditamento. È la logica tipica degli ingegneri o degli aziendalisti che operano a ingegneria, e cioè che tutto quello che sta al mondo e esiste e va finanziato dal pubblico deve avere un mercato, e per avere un mercato deve essere però anche accreditato, cioè corrispondere dei criteri di efficienza, di economicità, di qualità, che naturalmente corrispondono a parametri definiti esternamente. Quindi punto d'arrivo di questo meccanismo è che, diciamo così, d'ora in poi le università, per poter mantenere i corsi di studio che hanno attualmente, dovranno superare un processo annuale di valutazione e di accreditamento. Solo se saranno superate queste fasi, che comporta intanto una burocratizzazione mostruosa, la sola lettura della bozza di tutta l'attività dell'Hamburg porta via giorni, e si capisce che comunque chi si dovrà occupare di queste cose, cioè noi dentro l'università, perderà tempo tale da consentirci nel frattempo di avere scritto lavori scientifici molto più interessanti. E l'effetto appunto di questa attività sarà dimostrare nei fatti di essere in grado di essere attraenti, di quindi acquisire risorse dall'esterno che possano aggiungersi a quelle che lo Stato stesso ci darà sempre di meno, essere in grado soprattutto di fare selezione in ingresso, essere in grado di assicurare il famoso placement, e quindi indicatori sulla durata in corso di studio e sulla uscita all'interno del mercato del lavoro, con una spinta ancora più ulteriore, diciamo un'accentuazione ancora più ulteriore, impressa già alla nostra università dalla riforma del cosiddetto 3+2. Quindi questo meccanismo per cui non puoi perdere tempo, per cui non ti puoi permettere di avere in casa uno studente che tra virgolette ti fa uscire dai parametri dell'accreditamento. Gli studenti fuori corso non esisteranno più tra un po', perché gli atenei altrimenti chiuderanno, perché i parametri che consentono l'accreditamento penalizzeranno a tal punto quegli atenei da costringerli rapidamente e radicalmente a disfarsi degli studenti fuori corso. Questo lo si capisce già dal fatto che intanto abbiamo cominciato ad alzargli le tasse. Non l'abbiamo fatto ora, ma l'abbiamo fatto a partire dal 2013-2014, così non ce la prendiamo con il governo di adesso, ma con quello che verrà, che si troverà però in eredità un provvedimento che è già scritto. Questo vorrà dire tempi sempre più compressi per l'apprendimento. Questo vorrà dire una situazione per la quale la qualità della didattica, ahimè, sarà sempre più omologa, non so come dire, sarà sempre più standardizzata, sarà sempre più tesa a distillare delle pillole di sapere. Non ci sarà spazio per approfondire le cose, non ci sarà spazio per andare in cerca di saperi nuovi. Ci sarà l'ansia, la tensione, che non sarà più di pochi ma di tutti, di correre verso la produzione finale. Per noi la produzione finale è consegnare un diploma triennale o magistrale agli studenti in corso. E tutto questo in un meccanismo dove dal lato dei docenti ci hanno bloccato praticamente il turnover, brutta parola, un minuto solo e poi finisco. È da anni che man mano che i docenti escono perché vanno in pensione o perché decidono che è più bello a questo punto fare qualcosa di diverso che non stare dentro l'università, non vengono sostituiti o lo sono solo in parte.
Negli ultimi anni ci hanno concesso un 50% grosso modo di ricambio, quindi non parliamo di nuovi assunti, pur essendo noi in Italia già in una situazione di forte sofferenza rispetto ad altri paesi europei nel rapporto docenti-studenti. È una balla quella che si racconta che da noi ci sono troppi docenti. È assolutamente vero il contrario, ci sono pochi docenti rispetto alla quantità di studenti che merita la nostra università, e l'università in questi anni si è retta solo grazie alla quantità di precari, docenti a contratto, assegnisti di ricerca, ricercatori precari di varia natura, che almeno un 40.000 si stima il loro numero attuale, hanno mantenuto in piedi il sistema. Assunzioni di ruolo non ce ne sono e continuano a non essercene, e anche per i prossimi anni ci hanno seccato ulteriormente il turnover e adesso è sceso al 20%. Questa è la spending review dell'estate. Ci hanno spostato il turnover dal 50% al 20%. Parole povere, non ci saranno più le persone per mantenere in piedi i corsi di studio, perché ci sono dei parametri abbastanza cervellotici, anche qui, che richiedono che ci siano teste, cioè persone che garantiscono ogni corso di studio, sono i cosiddetti referenti, docenti referenti. Ne servono 6 per ciascun anno di una laurea triennale e ne servono quindi ne servono 12 complessivamente in questa fase per le lauree triennali, per ogni anno di una laurea triennale sono 4 per 3, 12, e 4 per 2, 8 per ciascun anno delle magistrali. Quindi a furia di cumulare teste succede una cosa molto semplice: alcuni corsi di studio non hanno più docenti a sufficienza e quindi chiudono, altri corsi di studio si possono salvare in corner mettendo il numero programmato. Voi l'avete già visto sulla vostra pelle, certi corsi di studio già nel nostro Ateneo, che pure avevano un grandissimo riscontro da parte degli studenti, parlo magari di quelli delle facoltà di lettere o di lingue, hanno imposto il numero programmato. Quindi andiamo esattamente nella direzione di una progressiva restrizione della possibilità di accedere ai saperi, in un contesto dove le borse di studio, come sapete, sono selvaggiamente tagliate, in un contesto dove si predica anche dal lato studentesco il merito a rovescio, e cioè continuano ad andare avanti solo coloro che sono già ricchi o solo coloro che hanno già, per nascita, per censo e anche a volte per capacità individuale, comunque delle abilità e delle qualità che li mettono in una posizione di vantaggio. Ora, il sistema verso il quale stiamo andando, la finta meritocrazia o che dir si voglia, è un sistema che accentuerà in maniera drammatica queste disparità, anziché favorire l'omogeneizzazione dei livelli di partenza, aiutare a portare tutti ad uno stesso livello. Noi avremo una situazione dove praticamente l'università rimarrà un'università per pochi, che sono già in una posizione di vantaggio e che verranno ulteriormente premiati. Il nostro Ateneo già da anni sta dando l'esonero completo delle tasse per chi si iscrive al primo anno avendo il 100 e lode, senza guardare al reddito. Ma pensate alla struttura di questa cosa. Se io devo essere qualcuno che ha a cuore la sorte degli studenti, dovrei avere a cuore soprattutto quelli che partono da una posizione più svantaggiata, e su quelli che devo investire di più, e quelli che devo aiutare a raggiungere dei livelli migliori, e quindi valutare poi il differenziale che sarò riuscito a dargli, dove sono partito e dove sono arrivato. Se io lavoro e incentivo soprattutto quelli che sono già bravi, beh, bella forza, sono capaci tutti. Allora noi ci stiamo facendo belli da anni, da quando c'è questo rettore, con un provvedimento che incentiva l'arrivo nel nostro Ateneo dei 100 lode, e per forza dopo ci facciamo belli e diciamo che siamo tanto bravi. Abbiamo creato un circuito di questo tipo. Prima di dare la parola a Francesca, faccio notare che, per come sono messi i nostri licei, le nostre scuole superiori, chi ha preso 100 nella maggior parte dei casi ha anche una condizione di reddito più alta rispetto a chi ha preso molti più bassi, perché molto semplicemente accede a scuole che hanno più struttura, accede a maggiori possibilità, quindi c'è già un taglio in realtà netto abbastanza di classe, effettivamente già alla base. Passo la parola a Francesca. Grazie. Allora, io provo un'operazione difficile, cioè provo a uscire dal contesto universitario e a guardare quello che sta succedendo
in contesti di crisi, nel senso che secondo me tutto quello che sta succedendo e anche l'esistenza stessa di una cosa che si chiama agenzia di valutazione bla 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 ha senso solamente in questa epoca storica e ha senso solamente in un contesto di crisi per una ragione duplice. La prima ragione è perché si valuta, nel senso che se noi andiamo a ripensare senza nostalgia a quello che era il sistema universitario degli anni 70, per dire, c'era un docente di Yale che ha scritto un pezzo un paio di mesi fa in cui diceva: io mi ricordo quando io avevo 30 anni, ero a Yale, quindi nulla di, non è diciamo l'ultima università del mondo, e nessuno di noi scriveva tanto, noi non scrivevamo, c'era una circolazione di idee, di pensiero che ci consentiva appunto di riflettere, di capire, di ragionare. Il fatto di produrre scrittura non era il fine ultimo di quello che noi stavamo facendo. Spostiamo 1970-2012, agenzia di valutazione della ricerca e come cavolo si chiama. Perché? Duplice motivo. Il primo motivo è perché si fa un'agenzia di valutazione della ricerca e perché si fanno agenzie di valutazione del debito, agenzie come Moody's, come... perché queste agenzie di valutazione? Appunto, primo motivo, per un'allocazione di risorse. Il principio di base è: io do a chi merita. Principio del merito, principio neoliberale che troviamo tanto nelle politiche del lavoro quanto nelle politiche del sapere. Per cui io distribuisco le risorse a chi? A tutti? No. A chi le merita? Passaggio dalla società fordista di massa, welfareista, diritti per tutti, a una società di allocazione di diritti selettivi. Io do risorse a te se tu le meriti. Allora, se tu sei uno studente, devi avere tot voti, che significa che devi fare lavorare con lentezza, non lavorare con fretta, devi produrre con fretta, e allora a quel punto lì avrai le risorse, se sei uno studente. Se sei un docente, ugualmente devi scrivere di più. Studenti, docenti, strutture. Giustamente Sergio stava dicendo i tre piani, i tre progetti dell'AMBUR. Noi vediamo il VQR, valutazione delle strutture, abilitazione nazionale, valutazione dei docenti, il fondo per il merito, valutazione degli studenti, quest'altro mostro nuovo che si chiama AVA, che è terribile, sempre valutazione del modo in cui si insegna a sapere. Ad ogni modo, diciamo, a cosa serve la valutazione? Una cosa è allocazione delle risorse, ma c'è un'altra cosa, perché stiamo parlando appunto di saperi, per cui in un'epoca di crisi in cui noi parliamo appunto di agenzia della valutazione, stiamo parlando di saperi. Cosa vuol dire sapere? Il sapere è un concetto difficile, perché è un concetto vacuo, è un concetto astratto, è un concetto difficile da descrivere. Ma che cos'è il sapere? È come noi descriviamo il mondo, è come noi pensiamo il mondo, è come noi interpretiamo il mondo, è come noi ci muoviamo all'interno del mondo. Per cui quando io dico che ho un'agenzia di valutazione dei saperi o un'agenzia di valutazione della ricerca, sto comunque dicendo che è un'agenzia che va a valutare la produzione culturale. Di che cosa? Dell'università. Che cos'è l'università? È un organo, noi diciamo, autoreferenziale e quant'altro, però è un organo legittimato politicamente dallo Stato, da mo, insomma, da quando è nata, prima dalla Chiesa, poi dallo Stato, adesso siamo in un'altra epoca e ha un altro tipo di legittimazione. Quindi inseriamo tutta questa roba in questa fase storica. E quindi vado a toccare alcuni punti random che poi magari ci servono nella discussione. Io un po' faccio da sfondo un pochino a Sergio, provo almeno. E volevo partire con due citazioni, sono dissociate, però servono secondo me entrambe. La prima è di Alberto Massaretti, che cura l'editoriale del Sole 24 Ore e che da un po' sta facendo questa operazione di ripensare il mondo della cultura in Italia, per cui appunto nel Sole c'è stato negli ultimi due anni, diciamo l'ultimo anno, un'operazione culturale guidata quindi da quello che è l'organo di Confindustria, che però è rimasto fuori dall'università. Perché? Perché l'università ha un'agenzia di valutazione pubblica che quindi non c'entra nulla con Confindustria e chi per esso. Quando è diciamo divenuto di dominio pubblico che nel metodo, non nei fini, ma nel metodo, l'AMBUR stava più o meno facendo sempre la scelta sbagliata in tutto, cioè stava denunciando delle contraddizioni interne che sono state messe in luce e quindi hanno fatto perdere legittimità all'agenzia.
una perdita di legittimità non ancora sufficiente a far crollare il progetto, e di questo poi discuteremo, nel senso, ci serve un'agenzia di valutazione, che cosa sarebbe utile in questa fase storica. Ad ogni modo, quando è venuto fuori che l'Ambor aveva delle lacune interne, delle crepe strutturali, lui ha scritto tipo un mese e mezzo fa, sul Sole 24 Ore, ha scritto questo. Credo che molti problemi siano derivati proprio dal fatto che si tratta di un'agenzia pubblica, ma ciò non implica una svalutazione generale di ciò che è pubblico. È solo che ogni istituzione, quando è tale, rischia di essere percorsa da poteri e tentativi di egemonia che possono creare danni assai seri, per esempio la RAI. Questo scrivevo che, nel caso di fallimento, si poteva pensare a un'agenzia privata, ovvero fallisce l'Ambur, c'hanno il piano B, ma privato non significa di proprietà di qualcuno che ha degli interessi soprattutto economici nascosti, ci mancherebbe. È che è disposto a tutto per far profitto, che è l'idea di privato che circola in Italia, significa che la qualità delle prestazioni che vengono fornite sono scremate dal mercato, che rimane fino a prova contraria nei sistemi liberali democratici il sistema più efficiente per selezionare le competenze, soprattutto se e quando il sistema pubblico è in una fase degenerativa a causa di processi clientelari. Continuo dunque a difendere l'idea di un'agenzia privata insieme al principio di una necessità di valutazione dei saperi. Scusate, sono lunga con queste cose. Però Massarelli è stato il primo a dire, tanto che c'è un piano B, ma l'ultima frase era importante, perché lui dice: difendo un principio di valutazione dei saperi. Valutazione dei saperi, non sarà mai spinto nessuno a dire questo, si spingono a dire generalmente che la ricerca deve essere utile, utile in che senso? Innovativa, deve avere una vendibilità nel mercato, che è il vecchio concetto comunque neoliberale. Nel momento stesso in cui un bene è spendibile nel mercato, questo bene ha un valore. Se il bene non è spendibile nel mercato, non ce l'ha. C'era un bell'articolo qualche tempo fa di un amico che diceva: io me lo vedo qualcuno ad andare a parlare ad un mercante della legge di gravitazione universale, ed effettivamente è così, perché stiamo guardando comunque di un bene di brevissimo periodo, ciò che è spendibile è di brevissimo periodo. E questa è una cosa. L'altra cosa che secondo me è interessante, che volevo leggere, era la dichiarazione di Monti, ex presidente della Bocconi, prima di diventare quello che oggi è. Quando stava alla Bocconi, Monti è stato il primo a introdurre il cambio della governance. L'Ambur fondamentalmente è un residuato diciamo che è il perno della legge 240, della legge Gelmini, ed è il simbolo stesso del cambio della governance. Cosa vuol dire? Che un tempo c'era un sistema rappresentativo. Rappresentativo vuol dire che noi siamo baroni, autoreferenziali e quant'altro, però decidiamo insieme, per logiche di potere corrotto e tutto quello che sia, ma decidiamo insieme. Cosa ha citato Monti quando ha giustificato l'idea di esternalizzare la governance, cioè di passare da un criterio collegiale a un criterio cosiddetto oggettivo, basato su metodi cosiddetti scientifici, che fondamentalmente non sono altro che metriche ingegneristiche? Ha detto: se l'autorità a cui è soggetto il docente risiede nell'organismo collegiale, la facoltà o l'università di cui egli stesso è membro, sta citando Adam Smith, quindi 1776, più di due secoli fa, e di cui la maggioranza dei membri sono come lui docenti, è probabile che questi faranno causa comune, e cioè saranno indulgenti gli uni con gli altri, e ciascuno consentirà al proprio vicino di trascurare il proprio dovere perché gli sia a sua volta concesso di trascurare il proprio. Che antropologia c'è in questa roba qua? C'è Monti che fondamentalmente dice: tutte le volte che voi fate qualche cosa e decidete insieme, voi state fondamentalmente parando il culo l'uno all'altro, perché c'è un'antropologia negativa, cioè nessuno ha voglia di produrre, come se produrre in una fase di saturazione fosse comunque un valore etico, e poiché appunto c'è questa antropologia negativa, è meglio esternalizzare la governance, creiamo dei criteri, agenzie di rating ancora, Ambur ancora, che siano oggettivi. Va bene, veniamo ai danni. I danni sono quelli che ha detto Sergio: AVA, VQR, abilitazioni. Pochi punti su queste cose qua. Un punto autoevidente è: io non so se quest'estate avete seguito un pochino i dibattiti di giornali, io so che ogni volta che aprivo un giornale c'era TFA, concorsi e ricorsi nella scuola. Poi c'è stato abilitazioni, concorsi e ricorsi nell'università. Tutto il mondo, dalla scuola all'accademia,
era completamente concentrato a meccanismi di valutazione, passaggio di concorso, passaggio di ricorso. Questa per me è una spugna assorbente di sapere. Cioè loro hanno creato dei meccanismi burocratici che sono esattamente delle spugne, assorbono tutto quello che diceva appunto Sergio Pia. Noi potremmo fare mille cose in questo tempo, invece siamo costretti dalla burocrazia. Questo è un punto. Dopodiché, prima di perdere il filo, come funziona questa benedetta AMOR? Hanno selezionato degli esperti, e anche qui è affascinante quello che hanno fatto, perché hanno detto, al di là del processo in sé, perché c'era un piccolo articolo appunto di Baccini ancora a settembre dello scorso anno, se non sbaglio, che era interessante, perché diceva all'estero, quello che c'è un'agenzia di valutazione, il ministero delega a delle persone indipendenti di creare dei, siamo d'accordo meno con la valutazione, quello che vogliamo, ma crea un'agenzia indipendente che indipendentemente dai rapporti scientifici, di amicizia, economici, con tutti gli altri, crea dei criteri che valgano per tutti più o meno ragionevoli. Cosa è successo in Italia? Che il ministro Gelmini ha pensato i criteri, l'agenzia di valutazione gli ha detto questi criteri vanno bene, li cambiamo appena un po'. Per cui diciamo delega ministeriale sul cosa e sul come, quindi centratura politica del processo di valutazione. Adesso non ci vuole un genio per dire che in una fase di crisi in cui l'Italia e la Grecia sono messe come sono messe, c'è un processo di smantellamento del pubblico che appunto ha un duplice valore e che è di origine ministeriale. Ad ogni modo hanno cominciato a fare questa roba qua. Dopodiché per delega appunto dell'allora ministro, hanno selezionato 450 esperti, cosiddetti GED. Esperti di che? Esperti del loro settore. Per dire, nella sociologia c'è la Ribolzi e altrove ci sono altri. Chi sono questi altri? È difficile da vedere, perché è difficile da capire che relazioni ci sono tra queste persone. Però in alcuni settori disciplinari, come per esempio l'economia, la relazione tra i GED è stata esplicitata. Chi sono i GED appunto? Sono quelli che hanno il compito di valutare la ricerca e quindi i saperi. Chi erano questi GED? Erano esperti. Da dove vengono questi esperti? Se voi guardate chi sono, vengono da Banca d'Italia, li riconosciamo perché sono comunque molto omogenei nel modo di pensare, sono tutti comunque quelli che scrivono su un certo tipo di riviste, mentalmente come formazione sono un neoliberismo spinto, per cui abbiamo appunto da Banca d'Italia a quei famosi esperti di, insomma non entro neanche in quella roba là, comunque Noyce from America, questi economisti bocconiani, questi economisti che vengono dalla London School, questi economisti che vengono da Harvard, eccetera eccetera, che hanno una certa visione non tanto del mondo, del sapere e del mondo. Quindi è stato fatto questo studio per vedere la correlazione del settore di economia era tale per cui c'era un indice di coautoraggio molto stretto. Egualmente nella sociologia c'era una forte prevalenza per reti amicali, perché appunto i sociologi pubblicano da soli, quindi è difficile vedere le reti di coautoraggio, molto simpatetico, appartenente comunque a quelli che sono magari settori di CL. Perché entro in questa roba brutta da dire? Perché quando comunque abbiamo una valutazione della ricerca che viene fatta da esperti molto collocati ideologicamente, la selezione delle riviste in cui andremo a pubblicare sarà a sua volta collocata ideologicamente. La critica che è venuta è stata fatta alla lista delle riviste, ha un po' sforato, diciamo, i media, Bucati Media, per il fatto che era improponibile, cioè c'erano dentro del, però non è detto che non debba essere improponibile, nel senso non c'è correlazione statistica tra il contenuto dell'articolo e il cosiddetto prestigio della rivista in cui si va a pubblicare. Quindi non è detto che uno che pubblica in una rivista mai vista stia pubblicando una schifezza. Non è questo il punto. Il punto è che io sto creando dei criteri di valutazione ideologicamente collocati che mi andranno a creare una diga tra quello che è valutabile di serie A e quello che è valutabile di serie B. Arrivo alla fine della questione.
o quantomeno a quello che secondo me è più o meno la fine della questione. Dicevamo due questioni, una di risorse e una di saperi. C'era una citazione di un tizio che ha scritto qualche tempo fa: stiamo in una gara tra l'educazione e la catastrofe. Ora, va bene, non vogliamo essere apocalittici, qual è il punto? Il punto è che c'è un che quello che io definirei l'ANVUR, o quello che sta succedendo nell'università italiana, è un filtro duplice, uno epistemico e uno sociale. Quello sociale lo vediamo chiaramente perché vediamo la fine del diritto allo studio, la fine delle borse di studio, AVA, questo nuovo mostro che prima o poi dovremo studiare e che l'acronimo vuol dire autovalutazione, valutazione, accreditamento, significa che avrà il potere appunto di giudicare quali corsi di laurea rimangono aperti e quali chiudono. L'articolo 7-8, non me lo ricordo, dice che la prima deadline per l'AVA è al 31 di gennaio, se non sbaglio, dice che gli atenei che non si conformano ad AVA saranno soppressi. Atenei, corsi di studi di AVA saranno soppressi. Sapienza non ha i requisiti per AVA, per esempio. Sapienza è il più grande ateneo di Europa. Bene, Sergio Benedetto, coordinatore della DQR, su Repubblica il 20x febbraio dello scorso anno ha detto: dopo che questo esercizio di valutazione sarà fatto, alcuni atenei dovranno chiudere e quant'altro. La Gelmino diceva a suo tempo: non è tempo di avere gli atenei sotto casa. Quindi quando diciamo filtro sociale è abbastanza ovvio quello che stiamo un pochino vedendo, come è abbastanza ovvio in un certo senso un filtro epistemico. Filtro epistemico cosa vuol dire? Vuol dire quello che dicevamo, cioè che si crea una diga tra i saperi che sono legittimi e i saperi che no. Per dire, nella sociologia i saperi critici sono magari di serie B, ma nell'economia è molto più ovvio, perché parlavo con un collega che è un economista eterodosso al telefono l'altro giorno, ieri, e mi diceva: io posso scrivere soltanto nel Journal of Cambridge qualche cosa, perché è l'unica rivista eterodossa accreditata classe A nelle riviste ANVUR. Che cosa significa? Che se io sono studente universitario adesso, per l'appunto in una fase di crisi, ciò che apprenderò è che per uscire dalla crisi serve competizione, perché è l'unico cardine, principio cardine dell'economia neoliberale. Comunque, insomma, Foucault l'ha detto molto meglio di come lo sto sbrodolando io, ma insomma è l'unico principio cardine di questo sistema, che però è evidente che in una fase storica come la nostra, che è malata di iperproduzione non di ipoproduzione, un sistema che si regge sulla competizione è un sistema che comunque crea un'università che è un filtro. E perché stanno creando un filtro? Un pochino per nascondere una bugia. Cos'era l'università prima? Era un ascensore sociale, o comunque quello che ti concedeva di entrare era la palestra per un ascensore sociale, per salire. Allora, se io ti chiudo la palestra, te stai dove stai? Non ti muovi di un passo. E perché io ti devo chiudere quella palestra? Perché non c'è posto per tutti, perché non c'è più posto per tutti, perché hanno camuffato nella precarietà un sistema la cui comunque base strutturale ormai non funziona più. E quindi...